Allora, buongiorno a tutti. Anche questo video, da macchina. Allora, cercherò di fare dei video un po' più brevi per rispondere ad alcune vostre domande, nel senso che cercherò di alternare in questi video di viaggio, rubrica potrebbe chiamarsi In viaggio con il compositore, con una originalità mostruosa. Insomma, cercherò di alternare dei grandi argomenti a risposte a domande che mi fate su argomenti, insomma, che sono altrettanto interessanti ma che voglio dedicare in meno tempo. Questo perché mi consente di fare più video. Poi, come sentite, la mia logorrea sempre ai massimi livelli, quindi video breve per quel che mi riguarda è sempre un ossimoro. Allora, l'argomento di oggi sono i contratti, che mi avete chiesto in molti. Come si firma un contratto, cosa devo far scrivere, chi deve fare il contratto, lo faccio io, lo fa la casa produttrice, lo fa il regista, eccetera eccetera. Allora, premessa: ogni progetto è un discorso a sé stante, totalmente a sé stante, perché ogni progetto ha le sue caratteristiche, le sue esigenze, ogni produttore ha le sue necessità, insomma, per quel determinato progetto. Io vi do qui in questo video alcuni consigli per tirarne fuori le penne in maniera più dignitosa possibile. Ripeterò ovviamente anche delle cose che ho detto in altri casi, in altri video, insomma. Allora, innanzitutto dipende se stiamo parlando di progetti internazionali, cioè al di fuori dell'Italia, o in Italia. Questo perché, per mia esperienza, i contratti in Italia valgono poco. Per buchi legislativi che abbiamo nel nostro settore e anche per come funziona la giustizia in Italia. Ovvero, in Italia i budget per i film non sono mostruosi. Sì, ci sono, ma non sono incredibili. Spesso capita di lavorare a progetti dove i budget sono veramente molto risicati. Quindi, corti discorsi, laddove il produttore, il regista non rispettino il contratto, che faccio? Faccio causa, chiamo l'avvocato, appronto tutte le spese del caso per 2 euro, insomma. Oltretutto, pregiudicandomi tante possibilità lavorative, non che se un regista, insomma, non rispetta il contratto, ad esempio non mi paga, io debba tacere e farmi star bene la cosa, per puro poi non lavorare più con lui. Anzi, se un regista non paga, meglio non lavorare più con lui, insomma, in futuro. Dico che nonostante il contratto, sarà una cosa complicata poi vedere quei soldi. Quindi, purtroppo, per quanto riguarda l'Italia, non c'è grande rispetto per i contratti, ma in generale per tutto quello che è la legalità. Mi è capitato più volte, con diversi ovviamente registi o produzioni, non di non essere pagato, ma di non veder rispettate delle clausole del contratto che avevo ben indicato, che avevo tenuto a specificare. Ad esempio, in un contratto fatto un paio di anni fa era previsto, anzi, io lo metto in tutti i miei contratti, che mi venisse inviata copia del film per approvazione su cui sono state messe le musiche e poi copia del almeno 2 o 3 copie del DVD. Io ancora questo film
non l'ho visto, sono passati anni. Cosa faccio? Faccio causa al regista che non mi ha inviato i DVD, anche se era una clausola del contratto, non c'è clausola più o meno importante. Un contratto va rispettato in tutti i suoi aspetti, perché mettiamo dal punto di vista mio, se nel contratto c'è scritto che io devo scrivere e consegnare le musiche registrate, non è che se io le scrivo e basta e poi consegno la partitura al regista e noi consegno i brani registrati, non è che sono a posto, non ho rispettato una clausola. Quindi il regista è tenuto a rispettare, o la produzione sono tenuti a rispettare ogni singola clausola. Questo non avviene spesso, però ripeto, cosa fai? Poi fai causa al regista perché non ti ha mandato dei DVD? Purtroppo non è possibile. Quindi non c'è questa attenzione in Italia. Lavorando molto con l'estero invece, devo dire che io tutte le volte che ho lavorato con l'estero ho avuto un rispetto estremo di tutto quanto era scritto nel contratto e tutto si è svolto nel migliore dei modi, con la perfezione. Questo perché all'estero c'è un concetto diverso di rispetto di contratto, di legalità, perché ci sono effettivamente delle conseguenze se uno non rispetta dei tempi o delle clausole, insomma. Detto questo, come si fa di solito il contratto? Il contratto è non occorrono, come qualcuno mi ha chiesto, ma occorre andare da un avvocato, contratto è un documento che si fa tra la produzione e te, sia un privato o meno, insomma, dove vengono scritte una serie di cose che una persona vuole e chiede e vuole ottenere dall'altra persona, insomma. Di solito, a scanso di equivoci, il contratto lo preparo io, a meno che non si tratti di una produzione grande. Grande, allora preferisco che della cosa si occupi il mio agente, insomma. Ci sono dei punti fermi che io chiedo nel contratto, quindi potete segnarveli, così prossima volta che farete un contratto chiederete quelle cose. Scusate, piccola parentesi: differenza tra i contratti italiani e quelli americani. Io anche per progetti enormi, molto ben pagati, all'estero ho fatto contratti di una pagina, cioè di una semplicità e di una linearità indescrivibili. In Italia anche il contratto più sciocco, per due lire, mi è capitato di stampare 20 pagine, 25 pagine. Per cose che poi, per clausole che poi non vengono rispettate, poi inutile dici alla fine contratto il foro competente è tal dei tali. Allora, dicevamo, cose che io chiedo in ogni singolo contratto. Prima cosa, chiedo di mantenere i diritti, sia i diritti d'autore, sia diritti di riproduzione meccanica, ovvero si chiamano diritti di riproduzione meccanica, sia il master e sia le edizioni, perché io ho anche risulto anche come editore per l'ASCAP, non per la SIAE. Quindi richiedo di tenere tutti i diritti, in questa maniera posso sfruttare anche successivamente, nella maniera in cui preferisco, la colonna sonora che ho registrato. Questo è un dettaglio fondamentale per tutti i lavori che andiamo a fare, perché delle volte si firmano contratti dove noi rinunciamo a parte dei diritti, delle volte anche a tutti i diritti. Ad esempio, se io ho un editore, quindi cedo a un editore parti dei diritti del brani che compongo, questo avviene anche al di fuori del cinema,
Io poi non ho il controllo, se non in parte, di quei brani. Ovvero, io scrivo un brano, poi cedo alla casa editrice tanti tali, parte dei diritti del brano, affinché poi possa pubblicarlo su CD, insomma, come preferisce. Poi un giorno bussa alla mia porta Spielberg, io faccio sempre esempio di Spielberg, non so perché, sì, perché non lo so, perché adoro i suoi lavori. E Spielberg dice: ah, senti, vorrei utilizzare quel brano, posso? Io personalmente dico sì. Bisogna sentire però la casa editrice, che magari dice: no, io voglio a Spielberg, voglio che mi dia tutti questi soldi per utilizzare quel brano. Quindi poi l'utilizzo dei brani non è più pensiero solo nostro, ma insomma, se ne deve occupare anche la casa editrice, che può mettere tutti i viti che vuole, perché ha il diritto di farlo, insomma. Quindi io, se è possibile, chiedo di mantenere i diritti anche sull'edizione. Il diritto d'autore sembra una cosa ovvia, che uno debba mantenerlo, ma non è così ovvia, perché alcuni, anche all'estero capita, chiedono il lavoro for hire, cioè tu vieni assunto per scrivere, registrare musica e vieni pagato anche bene, però cedi ogni tipo di diritto, quindi non, i brani praticamente non sono più tuoi. Questa è una scelta da fare. Io di solito dico no, forse mi è capitato una volta agli inizi, per inesperienza, di firmare un contratto del genere. Per alcune case produttrici, soprattutto quelle indipendenti più piccole, che non vogliono, insomma, grane, è la scelta più rapida e più comune. Insomma, ti dicono: io ti do soldi, ti pago bene, però non voglio più sapere niente da te. Poi io con i brani faccio tutto quello che voglio, quindi tutti i diritti sono miei, sono della produzione. Oltretutto, questa cosa, per noi che abitiamo sul territorio italiano, che siamo iscritti alla SIAE, non è legalmente possibile. Insomma, poi penso ci siano anche delle scappatoie, ma di base, se siamo iscritti alla SIAE, il nostro diritto alla paternità dei brani è inalienabile, cioè lo abbiamo scritti noi. Anzi, se noi scriviamo un brano e siamo iscritti alla SIAE, siamo tenuti per forza a depositarlo. Magari, certo, smentite da qualcuno all'ascolto, ma a me risulta così. Una volta mi era capitato che non avevo depositato un brano perché volevo concederlo, volevo regalarlo a un lavoro di un amico, e la SIAE da Roma, la sede di Roma, mi telefonò e mi disse: guarda, che tu non puoi non depositare un brano, se sei iscritto alla SIAE devi per forza depositarlo. Quindi è anche un diritto inalienabile per la legislazione attuale. Quindi quel tipo di lavoro non sempre è possibile, a meno che non siate iscritti alla SIAE. Ma se non siete iscritti alla SIAE, dovete stare iscritti a altre società per proteggere il vostro lavoro, insomma. Quindi cessione dei diritti meno possibile, io mantengo tutto. Vi faccio un esempio. Anni fa, la colonna sonora di Up, di Giacchino, il film Up, tenuto colonna sonora premio Oscar, valse l'Oscar a Giacchino, ovviamente tutto in mano alla Disney, e non era stato pubblicato il CD di questo brano che era stato che ha vinto, ripeto, l'Oscar. Questo perché? Perché le edizioni e parte dei diritti erano in mano alla Disney, che aveva deciso che non era utile o economicamente vantaggioso pubblicare quel lavoro a stampa su CD, insomma. Dopo è stato stampato su CD. Quindi è una cosa sulla quale Giacchino non poteva nemmeno intervenire, perché comunque gioco forze, in casi del genere, soprattutto con quei grandi
network, parte dei diritti mi sono cedi. Comunque, prima parte del contratto, io mantengo tutti i diritti. E lo faccio di solito con una clausola dove non è che dico il compositore mantiene il diritto d'autore, mantiene il diritto di edizione, eccetera, eccetera. No, semplicemente sancisco che io compositore cedo alla produzione o al regista il diritto di utilizzo dei brani, che vuol dire che i brani sono miei, le edizioni sono miei e loro possono utilizzare i brani in quel film o in quel cortometraggio, in qualsiasi modo, insomma. È una cosa ben diversa e questa clausola è, insomma, si spiega da sé. Io ti concedo la possibilità di utilizzare il mio lavoro e dopo, a seconda di del budget a disposizione, di quanto viene retribuito il mio lavoro, aggiungo ulteriori clausole, ovvero con limitazioni di tempo, progetto o piattaforma. Ad esempio, cedo l'utilizzo dei brani, titolo dei brani, per 3 anni, 4 anni, 5 anni. Posso mettere questo esempio: se io utilizzo, vendo un brano per una pubblicità, voglio che in eterno la utilizzo, ma per i prossimi 10 anni, e loro hanno il diritto di utilizzarla dopo 10 anni. Dopo 10 anni si fa un nuovo contratto, insomma, dove magari posso chiedere anche di più per quell'utilizzo. Piattaforma vuol dire che io cedo i brani per l'utilizzo su YouTube, oppure per tutti i mezzi di stampa, tranne la diffusione in rete. Oppure per quel progetto, io posso concedere quei brani solo esclusivamente per quel film. Esempio, non per le pubblicità relative a quel film, insomma. Con questa clausola io posso mettere una serie di limiti a come viene utilizzata la mia musica. E questa è la prima clausola che metto. Un'altra clausola, io specifico che il lavoro è solo per la composizione dei brani. E quindi io vengo retribuito solo per scrivere i brani. Quindi potenzialmente, una volta consegnate le partiture, io ho finito il mio lavoro. E questa è una delle cose che preferisco, perché preferisco si separino l'ambito della composizione, che è il mio ambito, io sono il compositore, dall'ambito della produzione, della registrazione e magari anche eventualmente in alcuni casi dell'arrangiamento. Cioè, io voglio che ci sia una separazione dei campi, insomma. Questo perché esiste la possibilità di dare al produttore tutta la responsabilità per le registrazioni di quei brani, ovvero io compongo, faccio provini, aspetto che siano approvati, insomma, dalla produzione, eccetera, eccetera. Poi, una volta che tutto è approvato, io ho finito il mio lavoro. È compito della produzione poi provvedere economicamente alla registrazione dei brani, quindi a chiamare l'orchestra, il copista, pagare lo studio, pagare i musicisti, pagare il music editor, pagare chi mixa l'orchestra, insomma, tutte le maestranze che ci vogliono per portare a termine un lavoro che sia dignitoso. Di conseguenza ho meno responsabilità, posso concentrarmi esclusivamente sulla composizione e tutto il budget deve gestirlo la produzione, insomma, e questo ci consente di lavorare con molta libertà. L'alternativa è quello che gli americani chiamano il buyout, ovvero io
ti pago di più, però tu devi provvedere a tutto, cioè mi devi consegnare la colonna sonora finita, ovvero gli stem vari per poi fare il mix finale. In questa maniera posso guadagnare di più, perché magari io posso personalmente risparmiare, perché lavoro con un'orchestra da tanto tempo, con uno studio determinato da tanto tempo, per questioni lavorative, di amicizia o di clientelismo, insomma, inteso nell'accezione migliore possibile, io ho accesso a dei servizi e dei prezzi magari minori. A volte può essere il contrario, insomma, può essere che la produzione ha accesso a questi servizi a costi minori di quanto posso fare io. Questo però cosa comporta? Può comportare sì che guadagni un po' di più, però ho tutto il rischio di impresa, come ho detto già nell'altro video, sull'orchestra, e non sappiamo quello che può andare storto. Ovvero il regista potrebbe chiederti: guarda, sì, tu hai già registrato, già hai fatto tutto, ma questo pezzo dobbiamo rifarlo perché io ho rifatto il montaggio di quelle scene, ho tagliato oppure ho aggiunto, eccetera eccetera. Allora, un conto che il regista ti dice: ah, ho aggiunto la scena, mi devi scrivere un nuovo brano, e allora vabbè, ci sta, insomma, fa parte del contratto, delle possibilità. Un altro conto è che quel brano, oltre a comporlo, uno o più brani, io debba anche registrarlo con l'orchestra, quindi rientrare in studio, fare turni in più, sia a livello di studio, costi di studio, che di musicisti, insomma, rischio di mandarci in rosso, insomma, pericolosissima come opzione. Può farci guadagnare molto, se insomma, siamo molto potenti. Se ad esempio io ho uno studio di registrazione mio dove registro l'orchestra, ho una serie di musicisti regolari che lavorano con me e che sono a stipendio, ma questo non avviene per nessuno, forse per Hans Zimmer, allora in quel caso non ci sono problemi nell'aggiungere sezioni di registrazione, cose simili, ma a quei livelli, insomma, sono talmente tante le possibilità economiche, insomma, che poi è un problema tutto sommato secondario. Io la eviterei questa cosa qua, quindi scrivo di solito nel contratto, sottolineo che il mio lavoro è quello di consegnare la composizione e che i costi per music editor, registrazione, orchestra, studio, orchestratore eventuale, perché delle volte se il regista ha una fretta mostruosa nel consegnare, facciamo in tempo a fare tutto, a fare anche la verifica delle partiture, quindi abbiamo bisogno della mano di un orchestratore, ripeto, il music editor, insomma tutte le maestranze sono a carico della produzione, così come ad esempio il costo per l'acquisizione di brani esterni, per acquisizione di diritti di brani esterni. Può capitare che in una colonna sonora del film ci sia a un certo punto la necessità del regista che si metta un brano o una citazione di un brano oppure un arrangiamento nuovo di un brano più o meno conosciuto, o addirittura l'acquisizione dei diritti per mettere proprio l'originale di quel brano nel film. Ma bisogna chiarire che questi sono tutti costi dei quali non si occupa il compositore, che sono quindi a parte, quindi è tutta responsabilità del regista e della produzione. Queste sono le cose principali che inserisco. Poi inserisco la data di consegna del lavoro, fondamentale, perché altrimenti potrebbero chiederci all'improvviso delle cose. La data di consegna sancisce anche la data di pagamento, ovvero io metto nel contratto che parte del lavoro viene pagata alla firma del contratto, quindi immediatamente, poi uno una settimana dopo magari trova che è stato firmato il contratto, e l'altra parte viene pagata una volta che viene consegnato il lavoro, le partiture con i demo ad esempio, oppure in alcuni casi le registrazioni, scusate, c'è una piccola galleria, o in alcuni casi le registrazioni.
Questo è fondamentale perché delle volte, se noi facciamo il pagamento alla consegna, con i progetti cinematografici non sappiamo mai come va a finire. Ovvero capita con progetti piccoli, ma delle volte anche grandi, che il film vada a lungo, cioè si trascini per anni, ma veramente per anni. Quindi se io vengo pagato alla consegna, alla fine del film, nel frattempo mettono in stand-by il film, io magari ho lavorato tante ore, tanti giorni, mesi, e poi non vedo niente per anni, insomma. Quindi io dico metà alla firma del contratto, della cifra pattuita, e metà alla fine del lavoro, quando viene appunto consegnato tutto laddove rivista sia soddisfatto. Insomma, questa è una cosa la quale insomma, tengo a specificare. Quindi queste tre cose le inserisco assolutamente. Poi, come detto prima, chiedo di approvare un attimo grosso modo come viene gestito il mix, insomma. Chiedo copie finali del lavoro. In alcuni contratti dove magari non so, il budget non è enorme, quindi un film indipendente ad esempio che vuole rischiare di suo, quindi ha pochi soldi, ma il progetto mi piace talmente, quindi voglio partecipare malgrado non ci sia questo budget enorme a disposizione, se io credo molto in quel progetto, scommetto in quel progetto, magari posso chiedere una percentuale su come produttore, insomma, diventare produttore del film. Quindi magari dico sì, mi paghi non moltissimo per fare la musica, però mi dai 3%, 4%, insomma, poi scegliete voi, della produzione del film. Vuol dire che se quel film, ripeto, se voglio scommettere su quel film, se ritengo che sia un progetto, una cosa veramente molto bella, penso che possa andare avanti, poi posso ottenere dei guadagni successivi sulla messa in onda, su mille cose, insomma, tutti i guadagni che può avere un film. Quindi posso diventare a tutti gli effetti coproduttore di un film, e questo qualche volta mi è capitato di farlo per progetti veramente indipendenti, piccolissimi, come gesto di anche incoraggiamento per progetto che ritenevo interessante. Poi non è che ci abbia guadagnato, in alcuni casi proprio veramente niente, però è almeno un'opportunità in più, perché alcune produzioni, alcuni produttori, alcuni registi fanno un po' i furbi dicendo no, abbiamo finito il budget del film, abbiamo finito il film, adesso dobbiamo fare la musica, ma non abbiamo budget, eccetera eccetera. Come ho detto in altri video, premesso che il film non è finito finché non avete lavorato alla musica e al suono, perché come dice George Lucas, la musica e il suono sono metà del film. Adesso se sono proprio metà, no, ma 40, 30, almeno un 25% del film, il suono e la musica lo sono assolutamente. Quindi un regista che finisce il film, chiude e poi alla fine pensa alla colonna sonora, secondo me è una persona che non ha capito niente di cinema. Ma non lo dico per amor proprio del nostro mestiere, perché è una realtà dei fatti. Se è una percentuale così importante il cinema e il suono, e io ci penso proprio alla fine, vuol dire che, come ho detto in qualche altro video, di questa cosa, tu regista o produttore non hai interesse nella musica, allora io non ho interesse a lavorare nel tuo film. Insomma, la cosa è reciproca, come in tutti i rapporti d'amore, insomma. Quindi a priori fuggite da progetti del genere, vi chiamano
alla fine e non hanno il budget, perché hanno consumato tutto per pagare gli attori, per pagare la registrare in 4K high definition eccetera eccetera, e poi la musica la fanno con le tastiere MIDI. Questi sono di base le cose che tengo a specificare nei progetti. Un'altra clausola che io metto per serietà è che libero la produzione e il regista dai, di solito lo mettono loro, insomma, però io la metto, libero da responsabilità nei confronti di terzi. Ovvero, se io scrivo un brano e cito in quel brano la melodia di un altro compositore, io firmo dicendo: guarda che ci ho pensato io a ottenere tutte le autorizzazioni del caso, e quindi tu legalmente sei libero da ogni responsabilità. Questo ovviamente se decido io di mettere qualche tipo di citazione o utilizzare un campionamento di un artista, non so per quale motivo. Se ovviamente questa è una cosa che richiede il regista o la produzione, è una loro responsabilità preoccuparsi di avere tutte le autorizzazioni appunto del caso. Dico questo perché la sottolineo, la responsabilità nei confronti dei terzi, perché non riguarda solo citazioni di campionamenti, brani, ma riguarda ad esempio anche se io mi occupo della registrazione dell'orchestra o anche di un solista, tutte le autorizzazioni dai musicisti con i quali lavoro. Cioè io quando lavoro con dei musicisti devo fargli firmare un documento che dice che io ho il diritto di utilizzare le registrazioni che ho fatto dove suonano loro nella maniera che più preferisco. Altrimenti io, se non ho queste attenzioni, insomma, e mi occupo io di registrare un musicista o un'orchestra, esce il film in sala e il violinista solista potrebbe dirmi: ah no, senti, io ho registrato sì quel tuo brano per la colonna sonora, ma io non ti ho dato l'autorizzazione di utilizzarlo in quella colonna sonora. So che sembra una cosa scontata, ma il violinista potrebbe dirmi: no, io adesso voglio 10.000 euro perché mi si è creato un danno di immagine, eccetera eccetera. Quindi se io mi occupo della registrazione anche di un solo solista, anche di una cantante di un brano, insomma, devo fargli firmare proprio tutte le autorizzazioni del caso. Semplicemente è una cosa molto comune dove il musicista dice: io sottoscritto tal dettaglio autorizzo il compositore a utilizzare la mia registrazione del brano tal dettagli come preferisce, o specificamente per questo film, oppure per la stampa del CD, insomma, devo farmi dare di questi documenti. Questo comunque è una responsabilità mia se io metto quella clausola, perché, ripeto, libero la produzione da tutte queste grane. Altrimenti, se non metto quella clausola, la cantante potrebbe non voler avere rivalse economiche su di me, ma sulla produzione. Lei potrebbe andare alla produzione e dire: ah no, io non ho dato la licenza. Quindi molto precisi anche da questo punto di vista. La responsabilità nei confronti dei terzi vuol dire anche l'utilizzo di library VST, di strumenti di campioni, insomma, nel senso strumenti campionati. E questo, attenzione, spero che nessuno di voi faccia utilizzo di software contraffatto, che è una cosa che mi trova totalmente contrario, è una pratica che trovo raccapricciante, soprattutto se a farlo sono dei professionisti, ovvero delle persone che poi traggono un vantaggio economico dall'utilizzo di quella library contraffatta, perché potrebbe essere che il produttore di quella library
riconosca quel detenuto ha un po' di raffreddore, riconosca quel determinato suono nel film e poi dice: ah, ok, questo compositore che ha utilizzato quella library non mi risulta che abbia la licenza di utilizzarla, quindi può chiedere i danni al compositore e o alla produzione. Quindi è un discorso anche di serietà nostra professionale, utilizzare quando si fanno dei lavori a qualsiasi tipo di professionalità, utilizzare tutti i software originali, perché in quella maniera io sollevo la produzione da ogni tipo di problema del genere, insomma. Quindi questi sono i dettagli maggiori che inserisco. Ovviamente più entriamo nello specifico, più garantiamo una certa serietà da parte nostra e avremo meno problemi successivi, insomma. Possiamo quindi concentrarci esclusivamente sul nostro lavoro. Ci capiranno contratti più approfonditi, occhio a leggerli in tutte le loro forme, famose scritte piccole, insomma, perché potrebbe esserci qualcosa che ci sembra potenzialmente innocuo, ma in realtà poi va a danneggiare il nostro lavoro o alcuni dei nostri diritti. Quindi non esiste, ripeto, il contratto unico, ma esiste il contratto che è più adatto per le nostre esigenze e per come vogliamo gestire la nostra immagine e i nostri diritti che abbiamo sulla nostra musica, insomma. Allora, il video breve invece non è stato proprio brevissimo, però spero di avervi dato un'idea di quello che chiedere a un contratto. Poi ripeto, è una cosa molto semplice: cerchiamo di capire cosa vogliamo, su cosa vogliamo o dobbiamo cedere e su cosa invece non so. E in base a questo firmiamo o non firmiamo qualcosa. Delle volte mi è capitato di rinunciare ai lavori perché venivano chiesti assolutamente delle cose che io non volevo cedere, alle quali non volevo rinunciare. E dobbiamo essere abbastanza ferri, cioè darci delle regole, morali anche, e poi rispettarle il più possibile. Ok? Ciao a tutti e alla prossima video, insomma.